In questi giorni a cosa tu avresti voluto per salutarti. Tu gigante buono, dall'approccio umido e la tempra solida, che solo i veri combattenti possono avere. Con te, alle nostre spalle, eravamo tutti più coraggiosi. Con l'elezione al Consiglio regionale della Lombardia, avevi coronato finalmente il giusto traguardo di una lunga militanza politica, con quei tratti distintivi che non ti hanno mai fatto perdere la lealtà e il coraggio in ogni occasione. Tante volte nelle nostre discussioni pensavo a te come a un militante perenne, instancabile, e il tuo ruolo politico non ti aveva cambiato in nulla. Mi parlavi spesso di una trincea, caro Beppe, ma alla fine tutte le tue guerre avevano quel sapore dolce e coraggioso di chi sceglie da che parte stare. Hai sempre concepito la politica e la vita come servizio, anche a costo di sottrarre tempo prezioso ai tuoi cari, e di questo ti rammaricavi. Il tuo modo semplice di approcciarti anche alle cose più complesse ti hanno reso nel tempo l'amico di tutti, anche di coloro che la pensavano esattamente all'opposto. Un uomo che sapeva ascoltare i problemi della gente, un uomo che metteva l'umanità come premessa a qualsiasi azione. Riuscivi ad ascoltare tutti e mi dicevi sempre che tu eri un politico da marciapiede, eri un uomo del popolo, e tale volevi restare fino al fine. Come tale volevi essere ricordato. E oggi questa chiesa ne è l'esempio. Ricordo la visita inaspettata del tuo amico Ignazio in ospedale, la tua gioia negli occhi, quella gioia che era frutto di un rapporto solido, di una stima che travalicava la politica. Mi dicevi sempre che sentivi tutti, ma alla fine l'unica persona che ascoltavi per davvero erano te. Negli ultimi tempi eri ben consapevole che questa battaglia diversa era davvero difficile. Non hai mai smesso per un attimo di lottare e di pensare a tutto ciò che avveniva sul nostro territorio, le nostre telefonate puntuali, sempre alle 8:30 del mattino da 10 anni, i nostri incontri, messaggi, il tuo desiderio di farmi sapere ogni volta l'orgoglio e la stima per questa tua creatura politica che tutto ti deve e che tu hai cresciuto. Un testimone, caro Beppe, che oggi mi riempie di responsabilità. Ti prometto però che tutte le tue fatiche e il tuo impegno non saranno vanificati. La tua lunga militanza, caro amico mio, sarà onorata. Voglio dare lettura dell'ultimo messaggio che mi hai mandato e che riserverò con cura. Franci, io e te abbiamo diverse sfaccettature, umane, politiche simili, ed è per questo che ci capiamo in maniera sintomatica. Questi sono momenti dove entri nei punti più bui della tua anima, dove ritrovi senza tabù inibitori quei sentimenti che reprimi per tanti motivi. Sono veramente felice che tu ti stai preoccupando di me, così tante ne abbiamo passate. Ricorda che io, a modo mio, ti voglio bene e sono fiero della tua carriera politica, che come in amore è fatta in primis di fili e pathos che per te non ho mai perso. Senti mio fratello e se serve aiutalo, così come i miei figli. Ti auguro tanta carriera e felicità. Curati e vivi non solo per ambizione politica, prosegui così, prosegui tu anche per me. Pensa tu ora alla mia Gallarate. La tristezza di queste ore ci fa sentire tutti più soli. Il pensiero costante per la tua famiglia, Giulia, Paolo, Lorena, Vittorio, Eleonora, le tue cugine, i tuoi colleghi che oggi qui fuori hanno fatto sentire la loro immancabile presenza. Fai un viaggio, amico mio. Ti immagino seduto in auto alla stazione o al tuo caro circolino. Mi raccomando però, da lassù, non smettere mai di trasmettermi con tutto quel brontolio, quella grinta e quel coraggio di cui tutti noi oggi abbiamo ancora più bisogno. Ciao Beppe.